Allora, io faccio una veloce cronistoria del fatto che ci ha portato all'arresto di due persone, due siciliani, per rapina aggravata in concorso. Il 24 maggio del 2019, più o meno alle 7 di sera, due uomini travisati e uno dei due armato di pistola hanno fatto irruzione all'interno dell'Eurospar di Polesella. Nella circostanza avevano minacciato le due cassiere presenti e avevano portato via circa 4.700 euro di incasso. Erano poi fuggiti a bordo di un'autovettura verso il Ferrarese, mi sembra, dove hanno poi abbandonato la macchina. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Polesella, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rovigo e i carabinieri del nucleo investigativo che hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti. Da qui lascio la parola al maggiore di Cesare che ha condotto direttamente le investigazioni del caso. Grazie Colonnello. Buongiorno, come vi ha introdotto il Colonnello Cartin, le indagini sono scattate immediatamente dopo il fatto criminoso, grazie soprattutto alla presenza dell'arma territoriale della stazione di Polesella, qui rappresentata dal maresciallo Giusto. Siamo riusciti ad acquisire una serie di elementi ritenuti di interesse per le prime indagini, sostanzialmente fotogrammi dai quali era possibile vedere le caratteristiche fisionomiche dei due malviventi, travisamento e modus operandi e probabile inflessione uglione locale che li poteva ricondurre a soggetti meridionali e di nazionalità verosimilmente italiana. Ma ancor più di interesse è stato il ritrovamento della macchina utilizzata dai due malviventi per allontanarsi dal luogo della rapina, una Ford Mondeo che era stata sottratta, rubata la mattina di qualche giorno precedente, stiamo parlando delle 6 di mattina, in un centro a Ferrara, in zona di Ferrara, tra Ferrara e Pontelagoscuro. Qui tutto un lavoro di intelligence tra il luogo della rapina, il luogo di rinvenimento della macchina, con rilievi assicurati dal personale specializzato, il luogo del furto del veicolo, ha consentito di raccogliere una serie di elementi che hanno fatto convergere i primi sospetti su un veicolo che era una piccola utilitaria, datata, molto vecchia, che risultava frequentare la provincia di Rovigo proveniente dalla città di Ferrara e che era stata vista vicino al veicolo poi sottratto, oggetto di furto. I sospetti dell'arma si sono rivelati fondati, nel senso che poi, malgrado questo veicolo fosse intestato a un soggetto straniero, il reale utilizzatore era un soggetto italiano, siciliano, gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, attività che ci ha portato nel giro di una settimana a ricostruire le frequentazioni che questo soggetto intratteneva con corregionali, ovvero siciliani, due dei quali stanziali in città a Bologna e altri stanziali in Sicilia, ma trasferitisi, tra virgolette, nel senso che erano venuti in provincia di Rovigo verosimilmente per commettere dei colpi. Colpi che non sono mai riusciti a commettere nel mese di giugno, perché il 6 di giugno, se voi ricordate, abbiamo effettuato un blitz insieme con i carabinieri di San Giovanni in Persiceto che portò all'arresto di quattro soggetti per tentata rapina in danno di un rappresentante VLT. Ecco. Dei quattro soggetti arrestati all'epoca e che ci consentirono di interrompere l'azione criminosa, di rinvenire una pistola scacciacani identica a quella che era emersa dai fotogrammi della rapina di Polesella, e in più tutta una serie di materiali per travisamento, insomma, comunque connessi alla commissione di rapina, come vi ho detto, quattro di quei soggetti indagati per la tentata rapina, due sapevamo che erano anche gli autori della rapina commessa a Polesella.